Quando ho cominciato con questo mestiere, avevo all'incirca 18-19 anni. Ero un ragazzo, ma non avevo la benché minima idea di cosa potesse riservarmi il futuro. E non sapevo neanche che avvenire avrei potuto avere con questo mestiere. In quel periodo avevo una mezza idea che mi ronzava in testa. Sì, era quella di andarmene in Alaska. Sì, perché in Alaska in quel periodo saltavano fuori ogni mese 3-4 filoni d'oro. E quindi il mio unico desiderio era solo quello di fare le valigie e andarmene. Così, tanto per provare. E pensare che mio padre aveva passato metà della sua vita in Alaska. Aveva l'avventura nel sangue. E siccome per noi di famiglia era normale avere un certo spirito di iniziativa, io e mio fratello pensammo di andare a trovare mio padre in Alaska. Beh, tutto pronto per la partenza, quando incontro un tale, un rappresentante della Parker, un certo Dave Singleman. Questo tizio aveva 84 anni ed era stato rappresentante in 32 stati. Questo vecchio Matusalemme si piazzava in camera sua vicino al telefono, si infilava le pantofole di velluto verde, finché in campo non dimenticherò mai quelle pantofole di velluto verde, e chiamava i suoi clienti. E così, senza neanche spostarsi di un millimetro, alla bella età di 84 anni si guadagnava da vivere. Quando lo vidi, mi resi subito conto che quello era il mestiere adatto a me, proprio il mestiere ideale. Che cosa c'è di meglio che andarsene a spasso a 84 anni per 20 o 30 città, riverito, ossequiato, ben voluto e aiutato da una massa di gente e senza far altro che telefonare? Ma lo sai tu che quando morì, e fece proprio la morte del commesso e viaggiatore, se ne andò all'altro mondo nelle sue pantofole di velluto verde, nel vagone ristorante del treno che andava a Boston. Quando morì, ai funerali vennero a migliaia i clienti, i colleghi. Caro Howard, una volta la gente era considerata, c'era il rispetto, c'era la solidarietà, c'era la gratitudine. Al giorno d'oggi ormai è tutto arido, è tutto senza anima. L'amicizia purtroppo non ha più nessun valore, non c'è più considerazione. Capisci perché ti dico questo, Howard? Non ci si ricorda più di me.